Lei lo conosce il candidato al Senato del Partito Comunista? Lo conosce, lo conosce. E Scivoletto? Scivoletto, sì. Per me è una brava persona, potrebbe essere capace per quello che sa fare. Quindi come senatore potrebbe effettivamente... Sì. Ma come lo conosce? Dove l'ha visto? Perché io facevo comizi a Piazza San Giovanni, sabato passato, quando venerdì. Quindi ha fatto una buona impressione? Sì, 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 perché si è a posto. E quei che conoscere i candidati a queste elezioni? A Scivoletto, a Piazza, a Monello, a chi si conosciamo tutti? Parliamo di Scivoletto, è un candidato al Senato. So merito al Senato. Secondo me so merito, perché è stata una persona per davvero che ha lavorato e ha saputo lavorare. Vieni di piazza, vieni di piazza. Sì. Tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con una fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Il Signore sia con voi. Vogliate gradire l'augurio della Chiesa, il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni sempre la sua pace. Messaggio del signor Presidente della Repubblica indirizzato al Ministro della Difesa. L'anniversario di fondazione dell'Arma è la libera e civile convivenza e quindi per il progresso del Paese. Il suo commosso omaggio ai carabinieri caduti, il loro sacrificio, testimonianza indelebile di elette virtù militari e civili e una guida luminosa di esempio e di attaccamento ai doveri. Con questi sentimenti, onorevole signor Ministro, la prego di rinnovare a nome del popolo italiano a tutti i carabinieri in servizio di congedo sincera ammirazione e vivo applauso con l'augurio più cordiale. Francesco Cossini. Messaggio del signor Ministro della Difesa. L'Arma dei Carabinieri sono pertanto lieto e onorato in questa solenne ricorrenza di inviare a nome delle altre forze armate e mio personale a tutti gli appartenenti alla benedetta Arma più affettuoso augurio. Gasperi, Ministro della Difesa. Messaggio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. L'Arma dei Carabinieri celebra oggi la sua festa nel ricordo della prima medaglia d'oro concessa alla sua bandiera, quale riconoscimento delle molteplici mirabili prove di valore offerte sui campi di battaglia della Grande Guerra. La patria, la propria giovane esistenza, crede nello slancio generoso che ha ragione su ogni sopraffazione. Una fede che non consente calcoli e non ammette dubbi, e mezzi tecnici adeguati ai tempi. Esprime il mio sentimento di viva gratitudine nella vostra presenza, che oltre ad essere attestazione di stima, di solidarietà e di simpatia verso l'Arma, è altresì testimonianza, è nata come struttura portante dello Stato e ne ha vissuto tutte le logiche, coerente nella sua fedeltà all'ordinamento legittimo, costante nella sua tradizionale abnegazione a tutela della civile convivenza. La legge, perfettamente consapevole di ciò, abbiamo rinnovato la preghiera di Dio affinché renda sempre più generoso il nostro impegno nella pratica della incondizionata lealtà, onestà, della inalterabile imparzialità e della consapevole applicazione del suo. Mi assegno a replicare le varie operazioni di servizio portate a termine positivamente. Il dato che io sono stato entrato nell'arresto dei carabinieri, numero 212 persone in flagranza di reato, numero 41 a seguito di ordini mandati messi alla magistratura, e numero 1876 persone sono state lanciate di rischio perché responsabili. Thank you.
sì, dipendenti di agitazione. Ah, bene, bene. A distanza di qualche mese i lavoratori dell'Almer tornano in piazza, per l'esattezza proprio stamani hanno fatto un corteo enorme con le loro automobili, sono recate fin qua davanti alla questura di Ragusa. Quindi dicevo, a distanza di qualche mese ritornate in piazza, scioperate per gli stessi motivi per i quali avete scioperato a novembre, se non ricordo male, o sono cambiate le vostre rivendicazioni? Un po' sono cambiate, perché noi adesso ci siamo presentati alle riunioni con la delegazione datoriale con delle proposte che cercano appunto di concludere in positivo il problema, delle proposte che possono essere praticabili, noi ci crediamo e le sosteniamo. Queste proposte sono una cassa integrazione speciale che può dare la possibilità ad alcuni che hanno interesse ad esodarsi accettando la cassa integrazione, accettando l'incentivo che dà l'azienda, di poterlo fare in maniera non traumatica, e l'apertura anche di un altro strumento che consentirebbe ad alcuni di recuperare dei contributi dai settori artigianato e commercio e poter andare in prepensionamento, così come prevede la legge sull'alluminio in crisi, no? Ma io non capisco una cosa, la vostra azienda cosa produce? Se non ricordo male, infissi in alluminio. Non infissi, la materia prima, alluminio in verghe, no? Che poi viene lavorato per fare gli invissi. Beh, dovrebbe essere un mercato, non dico in espansione, ma certamente trainante, dove si costruiscono le case, si mettono questo alluminio e si utilizza. Perché la vostra azienda, pur io almeno so che dal punto di vista tecnologico è abbastanza all'avanguardia, perché continua ad avere di questi problemi, almeno secondo voi? Perché una parte del mercato di ossidato, che è andato progressivamente a diminuire a vantaggio del verniciato che viene prodotto da loro in un'altra azienda qua in provincia di Ragusa. Da loro chi? Cioè dai proprietari della vostra azienda? Sì, un po' ecco, questo problema ha ridimensionato il mercato dell'ossidato, quindi ecco, si sono creati problemi di questo tipo. Poi la ristrutturazione che loro hanno fatto di alcuni impianti ha creato ecco, una situazione di esubero di personale che noi ecco, vorremmo risolvere in maniera non traumatica per nessuno, e le condizioni ci sono per poter arrivare a questa soluzione.